in questo scenario trovo che sia davvero interessante capire come la politica possa riprendersi spazio. Lo deve fare il nostro governo, che, lasciatemi dire, non sta brillando per iniziativa politica. Credo che la Presidente Meloni avrebbe dovuto ieri essere al vertice con Joe Biden e non in pizzeria. Figuriamoci se io ho dei problemi con le pizzerie. Ma quel vertice non era soltanto come una velina sapientemente ispirata di Palazzo Chigi ha fatto sapere, una photo opportunity. Perché è vero che alla fine del vertice chi vuole fa la foto col presidente e la first lady. Ma quei vertici servono per incrociarsi, stabilire relazioni. Ci sono centinaia di capi di governo. E se tu in Europa e nel mondo vuoi giocare un ruolo, il ruolo lo devi giocare facendo alleanze, non andando in pizzeria. Perché poi si può dire tutto quello che si vuole alla Francia, all'Austria, alla Germania, alla Commissione, ma se ieri accade che Ungheria e Polonia, cioè i due principali alleati dei sovranisti, bloccano la redistribuzione e il progetto europeo di gestione dei migranti, se accade questo, è perché c'è un fatto politico. Il caos prevale sulla politica. Insomma, il nostro governo potrebbe e dovrebbe fare di più. In questo scenario in cui il governo è profondamente deficitario e in crisi, l'opposizione riesce nel capolavoro di fare peggio del governo e non è facile. Perché guardate, anche lì, domenica a Lampedusa si è giocato il derby Lampedusa-Pontida, von der Leyen contro Le Pen. Ma ieri a Lampedusa è andata in scena la maestria dell'ipocrisia, perché Giuseppe Conte, che fa il campo largo dopo aver firmato i decreti Salvini, il campo largo, è bene dirlo agli amici e compagni del PD, Conte lo deve fare con la Lega, non con voi che vi ostinate a chiamarvi di sinistra e vi alleate con quelli che hanno fatto i peggiori decreti della storia italiana sull'immigrazione. Era finito. In questo scenario qui c'è bisogno di un centro. È vero che è difficile identificare il centro semplicemente partendo dalle storie in negativo, perché ti dicono, beh, cos'è il centro? Il centro non è Salvini e Meloni, che ormai litigano peggio delle correnti del PD. Il centro non è il campo fu largo di Conte e Schlein. Il centro è quindi per definizione una distanza da questi due mondi. Noi oggi siamo contenti con Lella di presentarvi alcune persone che rappresentano concretamente questo profilo riformista. E sono soltanto alcune delle persone che hanno aderito in queste ore a Italia Viva. Intanto, permettetemi, partendo dalla mia sinistra, nel presentare Isabella, di dire che per me è semplicemente un ritorno a casa. Isabella è un sindaco, dice no, è stato un sindaco, è un sindaco. Quando fai il sindaco, quella fascia tricolore te la tatuano addosso per sempre. Da sindaca si è candidata alle primarie del Partito Democratico nel 2013 e fu una delle pochissime renziane a vincere quelle primarie. È diventata parlamentare, ha svolto per un anno complicatissimo attività parlamentare in Senato, complicatissimo perché aveva del barba intorno soprattutto, poi per altri motivi di gestione parlamentare di allora. È stata eletta con tanti voti alle europee, le famose europee del 41%, ma lei prese un fracasso di voti, pur venendo da una regione che è bellissima, ma non è la regione più popolosa del collegio, perché è il Friuli Venezia Giulia. Ha seguito alcuni dossier tra i più importanti in Europa, si è poi iscritta ad Azione, ha lavorato con Azione, è stata eletta parlamentare
in quotazione nel terzo polo il 25 settembre del 2022, per me pensare che alla prossima Leopolda ci sia Isabella non è una sorpresa, perché la sorpresa sarebbe se lei non vi fosse, visto che ci è stato chiesto di non fare la Leopolda. Isabella è una di noi da sempre, il fatto che torni a casa mi riempie il cuore di orgoglio e piacere. E Isabella è deputata, oggi non senatrice, è parlamentare nel gruppo alla Camera. Anita Pili è un assessore regionale, anche lei inizia la propria esperienza politica con il Partito Democratico, cioè il Partito Democratico ancora prima si è iniziato? Vabbè, però diciamo il PD molto prima. Anita Pili ha 82 anni, si riporta in un modo straordinario, facciamo tutti noi i complimenti. Ha iniziato giovanissima con il Partito Popolare Italiano di Romolo Muri, con la Democrazia Cristiana di Romolo Muri nel 1903. No, con la scissione però del Partito Popolare Sassi. Sì. Quindi la roba è molto più giovane di quello che possa sembrare, e adesso è stata comunque una delle colonne del Partito Democratico. È stata sindaco, anch'ella sindaco, e guardate che chi fa il sindaco se lo trova tatuato addosso, lo ripeto, quel mestiere là. Adesso è da 4 anni assessore regionale nella giunta Solinas in Sardegna. Voi sapete che la giunta regionale sarda è una giunta di centrodestra, quindi la provenienza politica non è da questo punto di vista un blocco, tutt'altro, perché il centro, il nostro